Sfigati, lo sapete che io devo andare a Craft York a divertirmi col mio jet privato e voi a giocare a casa del bimbo povero, eh? Correte che è tardi! Sì, un attimo, aspetta, bimbo ma povero! Ma dai, la lezione! Vieni qui, tanto arriviamo tardi tutti i giorni, non è che cambia qualcosa se arriviamo tardi un giorno in più. Allora, io qua noto una cosa. Noi eravamo tutti al tuo compleanno la scorsa settimana. Ma uno di noi... Vabbè. Vieni qui, Bonzo. Lui non c'era, è vero. Bravo, esattamente. E sai cos'altro, oltre che lui non c'era, lui non ha partecipato al tuo regalo? Giusto. Esatto. Sì. Quindi non è mio amico. Probabilmente sembrerebbe proprio di no. Quindi, bimbo Bonzo, noi... Vedi, devi sapere che settimana scorsa era il suo compleanno. Infatti vedi che è diventato più alto. E lui, lui gli abbiamo fatto noi un regalo bellissimo. Mostra il regalo bellissimo. È questo, guarda. Sì, basta. Beh, però stupendo, serviva, certo, certo, è bellissimo, gli sei un sacco. Quindi è tu bello. Devi pagare la tua parte della quota per il regalo. Certo. Se paghi ti porto la torta dopo. Esatto, paga. Quanto avete messo di quota? Io ho messo 5.000 euro. Ma non è vero, ne hai messi solo 4 e io tutto il resto. $4, devi dare una parte dei $4, ok? Euro, forza, sputa fuori. Allora, vediamo sì. un po'. Paga in soldi, non in cibo, perché già ti ho visto. Questo. Perfetto. Oh, le banconote, mio. No, sono miei. No, tu l'hai già avuto il regalo. Grazie, mamma mia. Ok, grazie. Ti do pure una patatina. Beh, omaggio, mi sembra giusto. Grazie mille, sei di nuovo amico del gruppo. Lion? Che c'è? Li devi dare a me. Perché? Perché sono io che ho pagato il regalo. Vabbè, dopo te li ridò, bimba fine. Non ti preoccupare, stai lì da parte. Allora, bimbo povero, hai contento? Allora. Hai guadagnato un nuovo amico, eh? Sei felice? È bellissimo. Andiamo in classe, va? Venite con me. Ehi, fermi, piccoli simpatici. Dovete fare la mia conoscenza da questa parte. Io ho paura. Fai bene. No. Però tu sei più grosso, quindi tecnicamente dovresti fare quello che ci difende. Quindi mettiti davanti. È vero, vai avanti tu. Vai, bravo, bravo, in quel modo. Aspetta, ho anche una pala. Non esageriamo, ma non sappiamo neanche chi è. Buongiorno, buongiorno. Noi volevamo sapere chi è lei, perché non la conosciamo. Noi veniamo a scuola tutti i giorni, più o meno. Però non la... in realtà non veniamo tutti i giorni. Sono come più giovane. Ma lui non lo sa. È vero. Come? Non venite tutti i giorni? Ma questo è molto male. Oh, buongiorno, buongiorno signorina. Stavamo parlando dopo. Noi adesso vede sto parlando con questi ragazzi. Mi dispiace. Dovrebbe andarsene via perché è più importante la discussione. Dicevamo, voi non venite a scuola tutti i giorni? No, 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 noi veniamo tutti i giorni, seguiamo Le anche le domeniche. Ma poi, soprattutto, ma lei che cosa gliene frega, scusa, se noi veniamo a scuola tutti i giorni o no? E a chi dovrebbe fregare? Sono il nuovo preside. Oh, signorina, dicevamo, un'altra volta la potrei invitare a un bellissimo... No! Il nuovo preside! Ma è il nuovo... Come il nuovo preside? Così? Non lo so, ma è il nuovo preside! Certo, quell'altro è stato arrestato. È vero, c'ha ragione bimbina spinine. Se ne va questa signora, scusa. No, scusa, mi dispiace. Ti regalo una patatina, tieni. Voleva essere per quella ragazza, è sempre in mezzo alle scatole. Comunque ci dispiace se abbiamo detto che non veniamo a scuola. In realtà veniamo tutti i giorni a scuola, vero? Sì. Sempre veniamo a scuola. Studiamo tanto. Sì. Mi piace un sacco la scuola. E siamo anche molto... Sì, guarda i libri, studiosi. Non siamo credibili. E siamo molto contenti di fare la sua conoscenza, signor nuovo preside. Il mio nome è Mr. Tombaldino. Tombaldino Junior. Ah, figo. Piacere. Interessante. Pratico, bello. Speriamo che... Sì, molto belli. Anche bel sorriso. Comunque sì, speriamo che lei sia una persona migliore. Cioè, sicuramente lei sarà una persona migliore dello scorso preside, col Baldi cattivo. Va bene. Adesso noi, però, siccome siamo degli alunni modello, ce ne andiamo subito nella nostra classe che dobbiamo studiare. Siamo molto studiosi noi, giusto? Molto. Giusto. Arrivederci. 2+2=4. Andiamo. C'è di nuovo quella ragazza. Ma secondo voi c'è tipo... Quella è la cocca del preside, l'ho capito io. Secondo me quella sta cercando di farsi mettere tutti i voti alti. Esatto, che schifo, che vergogna questa corruzione. Dov'era la classe? Dove dovevamo andare? Di sopra. Venite, tu sei più grande, ma guarda, non ti è cresciuto che mica. Che lezione abbiamo oggi? Lo so, vai in classe, brutto ignorante. Ma quale se non so la lezione? Ma entra in classe che sei sempre dobbiamo il solito. Qui? Non lo so, se c'è il professore dai. Se, ciao. Mi pare, aspetta. No, non c'è il professore, non dobbiamo entrare qui, è sbagliata classe. Dobbiamo
entrare in una classe dove c'è il professore. Cambiamo classe, qui c'è l'altra. Qui c'è. Oh, okay. Vedi, era più facile. Oh, ma sono velocissimi. Hai visto? Ma c'è di nuovo no, qua c'è la lezione di dormire, raga. Non andiamo a di nuovo. Mi piace, no. Questa. Per favore, torniamo dove non c'era il professore. Magari arriva. Dormire no, basta dormire, ok? Di qua. Ce n'è un'altra? Ma sì, stiamo certo, c'è la lezione del professor Scavacchione. Oh, mi piace. Oh, è un sacco di tempo Buongiorno. Che non ho tanto. Buongiorno, professore. Eccolo lì. Oh, finalmente il professore. Guarda, Scavacchione almeno non si dorme alla lezione di Scavacchione, è comunque vero. Io non ne potevo più della lezione di dormire con quel professore Talpa del cavolo, guarda. Oh, ogni volta invece da Scavacchione c'è una nuova scoperta. Fate bene a dirlo, perché oggi noi faremo una cosa interessantissima, ma prima vi devo informare che settimana prossima si fa la grandiosa gita a Kraft York. Ovviamente ognuno di voi deve pagare la quota, fanno 850 euro per il volo più la sera in albergo. Mio padre è morto! Ma porca miseria, hai troppi soldi, Scusa, vero? Troppissimi! Porca puttana! Aspettate! Professore! Che non ti avvicinare così tanto che non ti vedo bene gli occhiali! Che vuoi? Il bimbo povero! È povero! Non può venire in gita! Dobbiamo fare una... Com'è che si dice quando prendi una colletta. Soldi dagli altri? Sì, una colla dobbiamo fare! Dobbiamo fare una piccola, colla! Una piccola colla! È per il bimbo! Capisco, ma a me, vedi, non me ne frega un cacchio del bimbo povero, vedi? No! Che pizze! Vabbè. Ma è il nostro compagnuccio! No, fermo che rompi l'aula! Allora, troveremo una soluzione, ok? Ricordati queste mie parole profetiche. Non ti preoccupare, tu verrai con noi a Kraft York, d'accordo? Non ti avvicinare. Okay. Un bimbolaio! Un'ideissima! Facciamo come abbiamo fatto in vacanza, lo mettiamo dentro le valigie. No, basta, perché ormai mi piace. Non funziona più. Così perché si rovina. A parte quello, poi il viaggio è lungo, fino a Kraft York. E poi non funziona più perché hanno scoperto che l'abbiamo provato a fare. Quindi ora controllano le valigie. È colpa nostra. Con la forcone le controllano. Esatto. Sentite, ho un'idea migliore, ok? Organizzeremo uno stand della limonata. Anzi no, sì, meglio, della i torta. I biscotti, il bimbo povero ne fa un Mi sacco fai parlare! Scusa. Organizzeremo uno stand della torta cagona del bimbo povero, ok? Sì. E poi, perché siamo furbi, a fianco uno stand di supposte. No, perché non serve, il contrario. Serve un bagno, uno stand bagno. Così uno mangia la torta cagona, deve andare in bagno, bimbo bonzo si mette a fianco con il bagno e gli fa pagare di nuovo per andare in bagno, eh? È geniale. Genialissimo. Allora andiamo. Noi siamo giustificati. Oggi niente lezione per noi. Andiamo. Ciao. Forza, corretto. Arrivederci. Allora, ci serve da recuperare un bagno. Che mi pare ce l'abbiamo. Quello del bimbo povero vicino al rifugio segreto, giusto? Ma sì, quello usato. Ok. Aspetta, potremmo rubarlo dalla scuola? Sì, è qui, guarda. Scusa, abbiamo già quello. Ma quello è del bimbo povero, poverino. Poi dove questi va? Questi sono più belli. Hai ragione. Fai fare a me che mi sporco io le mani. Non ti preoccupare, che tu io sei già. Ma la carta igienica. Ma siete matti? Fai fare. Ok, ce l'ho. Andiamo. Uscite. Sì, levatevi. Corri. Ok. Vabbè, ma queste porte. Ok. Adesso ci manca la torta. Quanta ne hai? 3. Ok, non basta. Devi farne di più. Come la fai? Allora, mi serve terra. Ok. Cocco e terra, va bene. Si può fare. Ma il sapore, quello lì, il sapore, quel salatino un po' particolare invece... Basilico. Sei sicuro che non è cacca? No, basilico. Usa la cacca del ragno. No, può essere, però spero che sia veramente basilico. D'accordo, allora tu te ne torni subito a casa tua, bimbo povero, dove cacchio sei? Ah, eccoti. Bimbo povero, tu vai subito a casa tua e produci altre 6-7 torte, ok? Ok, corro. Mi raccomando, tante, falle anche belle cagone, mi raccomando. Invece noi... C'è i tavolini, li prendo da casa. Buona idea. Io e te invece, bimbo bonzo, andiamo a preparare il bagno, che lo dobbiamo mettere subito avanti allo stand delle torte. Andiamo, ci piazziamo sulla via principale, così massimizziamo i guadagni. Ok, allora da questa parte posizioniamo i tavolini. Mettici sopra due torte da bravo. Ok. Io intanto posiziono il cartello col prezzo. Quanto la facciamo pagare? Tanto La chiamo torta ciocobuona, ok?
Sì, le metto anche un po' a terra. Sì, acchiappa i clienti. Anzi, torta Chocobon, mi piace. E come titolo mettiamo 5 euro a fetta. IVA inclusa. Va bene, va bene. Okay. Esclusa. Va bene, va bene. Ok, adesso più avanti qui invece, dove starai tu, bimbo bonzo. Vedi, okay. qui, esattamente qui. Ti metto il bagno, ok? Qui tu ti devi appostare così. Ce l'hai della carta? O un libro? Un secchio. Sì, c'ho il libro. Va bene il libro, va bene il libro. Glielo passi così per asciugare. Io lo fanno anche questo. Fa vedere che cos'hai tu. Asciugamano, oh! Se siamo le mani sull'albero. Ottima idea. C'è un filo qui però. Aspetta che pulisco un po'. Perfetto. Allora, tu ti devi mettere qui. Devi fare l'inserviente del bagno. Quando arriva uno, tu lo fermi e gli dici: buongiorno signore, per usare il bagno 3 euro. Ok? Poi dipende. Aspetta, se vedi che uno è tipo molto che ha bisogno, cioè proprio fa con la pancia, allora fai 5 euro, ok? Va benissimo. Ok, gli dici che carichiamo. Perché usa più carta, inventati qualche fesseria. Mettiti qui, non ti muovere. Allora, bimbo povero, tu qua, che vuoi? Abbiamo un problema. Qual è? Siamo troppo bassi e non ci si vede da dietro il tavolo. Metti due torte dietro il tavolo, ne hai ancora? Se ne hai no, ancora. Le ho finite. Non fa niente. Allora staremo così e guarderemo tra una torta e l'altra. Mettiti qui. Mettete voi due qui, uno lì e uno lì. Perfetto. Anche tu dietro il banco, bravo. Adesso io cerco di avvicinare le persone e voi rimanete lì, d'accordo? Va bene. Okay. Allora, vediamo uno che può averci fame. Secondo quello me. Quello là. Il bimbo biscotto? No, sì, quell'altro. Il bimbo Babbo Natale o il bimbo cioccolato? Quello Babbo Natale. Ok, Babbo Natale. torta buona, cioco buona. Oggi ho preso due in storia, mamma mia. No, è appunto. Tu devi mangiare una fetta di torta, mamma cioco buona. Perché così arriverai a casa che sarai addolcito. E la mamma ti dirà: non fa nulla, figliuolo, che hai preso due in storia, perché hai mangiato la torta cioco buona. Ti sta? Ci va? Forse gli va. Forse va direttamente in bagno. Ha bisogno del bagno. Salve. Perfetto, allora, perfetto, vai, è il turno tuo. 5. 2, 3 euro 4 se anche. Stai a posto, 4 okay, vai, pure vai, se okay, puoi, okay, va bene, libera, va bene, 5 va bene. Euro se proprio stai male. Perfetto, guarda, perfetto, seguimi. Grande, la ok, carta, io... Ciao, vuoi una fetta di torta? No, io no, scusa, che sei scemo. Va bene Mario, allora tu rimani lì, io prendo il prossimo cliente. Vediamo chi altro c'è, si è svuotando un po' la strada, vado a recuperare questo qua che sta andando nella foresta, aspettate. Magari ha bisogno anche lui del bagno. Allora, piccolo simpatico, devo scappare a scuola? Non è per questo per niente il tuo momento. Tu devi andare invece nello stand della torta cioco buona della Lion / Spina e Bimbo Bonzo Corporation. No, pare di no. No, ci hai ripensato, sei un buon gustaio. Vieni con me, andiamo insieme. Non mi interessa che la mamma ti ha torto la PlayStation. Bravo, così arriva. Arriva un nuovo cliente, Eccolo qui, con biscotto. Vai, torta. Torta buona per tutti. E bagno pure. No, quello zitto, dopo. Prima. Questo sennò... è finito. Questo è perfetto, fantastico. Andiamo, bimbo biscotto. Vedrai, mamma mia, sarà una roba buonissima questa torta qua, Vieni, prego. Mangiare. Uff, è stata una giornata terribilmente faticosa. Sono stanchissimo. Sì, però abbiamo venduto torta a destra e a manca, sì. C'è stata un'epidemia di caccarella nella città come non si vedeva dall'ultima volta che il bimbo povero ha inquinato le fogne. Allora, bimbo bonzo, abbiamo finito. La miseria, sei diventato ricco? Porca miseria, non sai quanto hai fatto? Quanto? Di conto, vediamo un po'. Dai, sui 250. 250 euro? Cacchio, se abbiamo fatto 250 solo di bagno, immagina di torte. Quanto abbiamo fatto di torte, bimba Smith? Abbiamo fatto 100 o poco più. 100 o poco più? Sì, sui 150, giù di lì. Ma a parte che i soldi aumentano, funziona. Cioè, da 100 a 150 c'è una bella differenza. Sì, non vabbè, è che... ma lo sai, io non è che conto tanto i soldi. Sono meglio, un mazzetto. Ah, va bene, va bene. Abbiamo guadagnato più di bagno che di torta. Oh, che bello, grazie. Un po' io me l'aspettavo. Però non bastano, perché il totale per il viaggio erano 800. Noi ne abbiamo 400. Era la matematica. 150. Eppure, quindi ancora peggio. Abbiamo guadagnare ancora, ragazzi. Dobbiamo fare altrettanto. Un'idea, dobbiamo fare veramente la limonata. Così. No, uno basta. Mangia la torta bagni. Che ragazzi, fa fare la cacca. Allora, il business dei bagni ha funzionato, devo dire. È stato stupefacente e buono. Però non è sufficiente lo stesso. Cioè, non puoi usare gratis. No, sono seduto. Scendi. Uffa. Ok.
Comunque no, dobbiamo trovare un modo ancora migliore. Secondo me così non ci riusciamo, capite? Dobbiamo riuscire a guadagnare di più. Ci vuole un metodo che ci frutta gli altri 400 come se piovesse. Perché ricordatevi che questi soldi ci servono per domani. Se no non parli, bimbo povero. Ma come facciamo? Il viaggio incombe. Uè, poveri, che pensate di guadagnare così? Il viaggio a Craft York non è roba per voi, eh? Io ci vado, buongiorno, che t'hanno fatto magnà la torta cacona? Sei un poveretto. A Craft York abbiamo la torta cacona Super Plus, che non esce dal bagno per 10 giorni. Porca miseria, ti quella ci avrebbe fatto comodo. Sì, è vero. Però non me... Ragazzi, questo qua ci è venuto a prendere in giro per il nostro business. Cioè, come ti vuole? Dici un po', che sei anche più grosso. Che è? Gli hai tirato roba. Non voglio le tue povertà, povero. Che non hai i soldi per venire a Craft York? La ti mia famiglia. Ah sì, e fammeli vedere. No. Non ce li hai, povero. Non ce li hai. Ma scusa, ma tu non hai da fare, da andare a qualche party lussurioso o cose del genere? Lussuriose, bimba spina. Che parole è? Lascia stare. No. Tipo nel bagno. Non c'è niente da fare, rimango qui a prendervi per il sedere. Comunque, sapete, la mia famiglia ha noleggiato un jet privato solo per me, per andare in vacanza a Craft York. Un jet tutto per me, capite? Se volete, c'è posto. Oh. Cioè, vabbè, ce ne ho due di jet. Zitta, che non è vero. Ha offerto. Guarda. Smettetela. Pensiamoci. Forse ciao, piacere, Stefano. Bimbo povero. Ah, per sì, gli amici. Mi fa piacere. Bello. Io mi chiamo Figo. Figo, Figo. Però c'è una novità per te. La vuoi sapere? Sì. E il mio jet privato non ha posto per i poveri come te. Ti stavo prendendo in giro, sfigato. Che cattiveria. Me ne vado. Porca miseria. Si chiama Figo Figo Figo. Si chiama Figo Figo Figo, sì. Te l'avevo un jet detto io che è un tipaccio brutto. Te cosa ti dico, Figo Figo Figo? Ce la pagherai. Andiamocene. Noi non abbiamo bisogno. E prendiamoci in ballo. Ma io vivo qua. Vai a casa allora. Ciao. Comunque, bimbo povero, ti prometto che tu a Craft York ci verrai con le buone o con le cattive. E grazie. Al bimbo ricco figo 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 gliela faremo pagare, hai capito? La pagherà, sì. Te lo prometto.